Oh, ragazzi, l'ho trovata. Vabbè, questa è la suite, vi c'ho così, eh. Oh, colpo già a testa. Il moto adesso è dentro. No, apri. No, ma voglio riavvicinare. No, io mi sa che mi monto la mirrorless. Vieni, Andre, vieni. E ora mi ha drommesso proprio. Allora, in questa stanza abbiamo trovato tantissime lampade ancora sigillate, guarda, ancora il cielo qua sopra. Tutto nuovo, buttato qua dentro, c'è, guarda, questi sono letti reclinabili. Allora, in questo scaffale ci sono specchi da bagno con questi, qui ci sono shampoo con erogatori. Dove, guarda, anche di marca. E qua abbiamo un muro di frigoriferi di quei mini bar da stanza. Nuovi. Sono... Cosa sono? No. Barra antipanico. Per le porte. Lampade. Con i trasformatori, guarda, maniglie nuove. E vabbè, assurdo. Che spreco. Ci sono fino al soffitto dei tavolini. Queste sono sedili da doccia. Ehi, guarda qua. Pieno. Un joystick di PlayStation. Allucinante, guarda. Cuscini. Sono cuscini. Pezzi di armadio. Una vasca da bagno. Questo lo mettiamo però in ripresa. Anche Gesù c'è. Ci abbiamo trovato Gesù. Abbiamo deciso di andare a vedere la spa e la piscina, qui nella zona esterna. Questa è la piscina. Siamo nella piazzetta centrale, è stata recintata. L'acqua stagnante, c'è un triciclo, sedie, un pallone, guarda. Quello che cos'è? Un attrezzo per pulire i pavimenti. Anche bella grande, una scarpa che galleggia. Particolarissimo. Alberi. Sono degli alberi all'interno della struttura? Guarda. Ma sono fatti apposta questi? Pazzesco. Wow. La cosa particolare è che qua è tutto in marmo. Marmo rosso. Questa è una sala per massaggi. Spogliatoi, toilette. È incredibile il tanto di marmo che hanno utilizzato per costruire questa struttura. Qui ci sono delle docce. Qui c'è una stanza piena di lettini. Lettini e ombrelloni. Qui c'è un odore terribile. Beauty Farm l'orchidea. Cosa la vediamo dopo? Prima ci vediamo tutto questo corridoio e facciamo delle riprese. Eh sì, qua in terra ci sono migliaia di tappi buttati qua.
Cioè, qui è... Ma quanti ce ne sono di tappi? Guarda, Jessy. Sono tutte marchiate le cose. Qui c'è niente. E qui ci sono pentole, piatti. E qui invece cosa c'è? Qui gli hanno dato fuoco. Bastardi. Sono libri. Carriola. Altre docce. E qui una abbiamo... Una doccia gigante. Una stanza a boh. Sì. E questa dovrebbe essere una sauna. Chissà quanto è una sauna. Tutta di marmo. Tutta di marmo la sauna. Quasi finito di vedere la zona della spa. Ci manca una parte. Questa dovrebbe essere l'ultima stanza del locale della spa. C'è pieno di divani, un altro albero. E questo televisore. Sì, urbex uguale rubex. Non è vero. Frusaglie buttate un po' dappertutto, alimentatori, qui c'è un motore elettrico. Questo sembra il listino dei prezzi, scritto in tedesco però, 256 euro a persona, 285, dipende dal pacchetto, dipende dal periodo, ah, ecco. Qui è pieno di divani. Un quadro elettrico gigantesco. Questa doveva essere la reception della spa. Catalogo con tutti i prodotti. E antietà. Questo era l'ultimo locale della spa. È molto particolare questo posto, è un peccato vederlo in queste condizioni. Andiamo a vedere un'altra stanza che c'è qua a fianco. Un odore terribile qui dentro. Puff. Carne, frutta e verdura. Abbiamo trovato celle frigorifere. Puff, lì cosa c'è? No, è troppo brutto qui dentro. Qua. Qui c'è qualcosa. Tienimi questo. Bagno, piscina. Puff. Sulla terrazza. Oh. Ah, questa è la cucina. Qui c'è la cucina. E io. Invece qui ci sono le stanze. E in questa zona, all'esterno,
è presente un piccolo campetto da calcio. Tutto. Piscina, basket, calcio, spa. Congressi. Congressi. Ristorante. Incredibile. Pazzesco. Abbiamo trovato la cabina elettrica. Hanno rubato tutto. Guardate questo interruttore. Confronto la mia mano. Qui non c'è più niente. Questo. Qui c'è ancora. È un trasformatore. Che roba è? Generale quadro. Questo è il quadro generale di tutta la struttura. Qui non tornerà mai in trassa. Questo è un gruppo elettrogeno. La chiave c'è. 5849 ore. L'ultima revisione è stata fatta nel 2016. Allora, abbiamo appena terminato l'esplorazione, devo dire molto emozionante. Ho avuto paura che ci fosse qualcuno, perché abbiamo visto delle stanze con dei vestiti, non si sa mai in posti del genere dove ci sono dei letti, magari ci abita qualcuno, non si sa mai. Però è stata bella, una bella esplorazione. Sembrava di essere dentro una nave, perché i corridoi non avevano finestre. Davvero bello. Bello. Abbiamo esplorato tutta la struttura, le parti principali le abbiamo viste. Abbiamo visto come sono fatte le stanze, più o meno in tutte esatto. Le quattro aree sono fatte uguali. Abbiamo visto la spa, la sala congressi, la cucina. Il ristorante. Che dire? Davvero enorme, davvero un peccato. Il materiale è veramente sprecato, è uno spreco vedere tutti spreco questi pazzesco. Materiali così. E sicuramente ci sono stati grossi furti, visto tantissimi fili smontati, tagliati per rubare il rame. Chissà se mai un giorno si rifarà qualcosa con questa struttura, ma sembra quasi che il destino sia segnato, purtroppo. Bene, l'esplorazione finisce qua. Anche questo video è arrivato al termine. Vi ricordo di seguirci su YouTube, iscrivetevi, mettete mi piace, seguiteci sui nostri social. Aspettiamo i vostri commenti per sapere se le nostre esplorazioni vi piacciono. E da bordo piscina di questo fantastico hotel 4 stelle abbandonato, Jessica e Gianluca vi salutano. Alla prossima. Alla prossima.